anziani e non autosufficienti, alcune delle questioni stringenti che già si pongono per il nuovo governo regionale marchigiano, questioni che hanno numeri ed esigenze ben precise, come nel caso della provincia anconetana. In provincia di Ancona abbiamo circa 39.000 certificati dall'INPS, non solo pensionati, che sono non autosufficienti. Di questi in parte sono presenti nelle RSA, cosiddetta la non autosufficienza istituzionalizzata, e circa 5.000, e il restante sono nelle famiglie. Per questo noi rivendichiamo nei confronti della Regione Marche un maggiore impegno affinché questa situazione, specialmente quella nelle famiglie, possa essere alleviata con maggiori servizi nel territorio. E per affermare le istanze di queste categorie a livello nazionale è fondamentale il dialogo della FNP CISL con Roma, con due obiettivi sindacali fondamentali. Cercare di andare al recupero del potere di acquisto delle pensioni e ottenere una legge nazionale a favore dei non autosufficienti. Il fatto è che in Italia abbiamo circa 12 milioni di anziani ultra 65 anni. Di questi 2 milioni e 400 mila sono non autosufficienti, quindi bisognosi di cure. Inoltre circa 250 mila sono ricoverati in case di cura.